Buongiorno a tutti, benvenuti in questa nuova puntata di Atletica Leggera Atom. Io sono Irene, sono il presidente del Girasole Sportivo. Oggi è l'ultima lezione che faremo insieme da casa, da remoto. Ci rivedremo poi a settembre sperando di poter fare più cose insieme e magari di poter uscire fuori all'aria aperta e riprendere le nostre attività all'aria aperta come facciamo sempre. Visto che ci siamo, vi ricordo perché facciamo questa attività qui. Noi facciamo atletica leggera con i bambini perché ci piace l'atletica leggera in generale, soprattutto perché io da piccolina ho fatto tanta atletica leggera e mi è sempre piaciuto, perché reputo che l'atletica leggera sia uno sport completo, perché non è solo corsa. E molto di più, ci sono gli ostacoli, ci sono i lanci, quindi il lancio del vortex, del giavellotto, del peso, del martello, un sacco di lanci. C'è il salto in lungo, c'è il salto in alto, c'è la marcia. E quindi, visto che il prossimo anno comunque ci saranno le Olimpiadi, che sono state, come ben tutti sapete, sono state spostate al prossimo anno, ci sarà anche l'atletica leggera e noi tiferemo per l'atletica leggera dell'Italia il prossimo anno, come tiferemo Italia per tutte le Olimpiadi. Speriamo che presto si possano fare le attività insieme. La federazione e le associazioni sportive hanno messo quest'anno un freno con le attività dei bambini, per, come ben sapete, il coronavirus, perché era complicato a volte fare attività con tanti bambini come abbiamo noi e chiedere loro di stare distanziati a 1 metro di distanza. Voleva dire mettere a rischio la salute dei bimbi e quindi abbiamo appoggiato anche noi come Girasole Sportivo questa scelta di fare attività da casa per mettere in sicurezza anche i bambini. Questa è l'ultima lezione, mi raccomando, se mi state seguendo, ricordatevi sempre di seguire le regole, adesso soprattutto che si può uscire, però ricordatevi che abbiamo passato un periodo in cui non si poteva uscire e in previsione di non fare di più quell'errore lì, cerchiamo sempre di rispettare le regole. Facciamolo per noi e per tutti coloro che ci stanno accanto. Quindi mi raccomando, se rispettiamo bene le regole, a settembre ci potremo ritrovare a fare allenamento insieme. Qui a Volvera, il Girasole Sportivo fa attività fisica, attività di atletica leggera al campo di atletica di Piazza Pellini, la Pistina. Nella stagione estiva, mentre durante l'inverno siamo qui all'Oratorio di Gervole. Mi raccomando, spero vivamente che a settembre tutto possa ripartire con la normalità, perché sinceramente mi mancano tutti i miei bimbi con i quali facevo solitamente attività e mi mancano le loro risate, mi mancano le loro battute, mi manca ridere e scherzare con loro, ecco. C'è anche questo periodo dopo le vacanze di carnevali fino adesso, diciamo, questa è la cosa che più mi è mancata in questo periodo. Bando alle ciance, cosa ci serve oggi per la nostra lezione? Un tappetino, come al solito, se non l'avete, va bene anche il tappeto di casa e, come ben sapete, la nostra bella corda. Se non avete la corda, potete usare tranquillamente una cintura, sia dei pantaloni sia quella dell'accappatoio. Ok? Non ci serve per usare la corda in casa, ci serve semplicemente per darci una mano. Quindi prendete una corda, prendete una cintura e va bene lo stesso. Ok? Bene. Partiamo
al solito con un po' di riscaldamento che serve per ricordare al nostro corpo, anzi per avvisarlo che stiamo iniziando a fare attività fisica. Quindi sfruttate la casa per poter correre oppure correte come faccio io sul posto. Cercate sempre di rimanere in zona perché varieremo gli esercizi con l'andare avanti della lezione, va bene? Metteremo dentro il riscaldamento anche le andature che solitamente facciamo a parte, però perché non farle insieme al riscaldamento, ok? Bene, partiamo con un po' di corsettina sul posto. Ricordatevi sempre di usare l'avampiede, quindi la parte davanti del piede, di muovere bene le braccia avanti e indietro con i gomiti e portare sempre avanti lo sguardo. Non guardate per terra, guardate sempre avanti, perché se guardate per terra scende la testa, si chiudono le spalle, ci ingobbiamo e facciamo più di fatica a respirare, ok? Quindi andiamo, corichiamo e passiamo a fare lo skip. Quindi alziamo su delle ginocchia, guardo avanti, su, 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 su. E riprendiamo a correre. Da sotto, su bene i talloni verso il sedere, e riprendiamo a correre. Cacciamo avanti, gambe tese che vanno avanti. Andiamo a correre. Apro e chiudo. E andiamo avanti. Piede sinistro avanti, braccio destro avanti, salto e alterno. Alterniamo sempre braccia e gambe, perché quando corriamo non siamo delle marionette, ok? Saltelli sul posto. Vado sinistra e destra. Ok, bene. Camminiamo e respiriamo. Come al solito, usiamo le braccia. Inspiriamo, portiamo sulle braccia. Espiriamo, portandole giù. Inspiro, espiro, dentro, fuori, dentro. Fuori, lentamente, dobbiamo abbassare il battito del nostro cuore. Ok, benissimo. Ora, come al solito, facciamo degli esercizi per mobilitare le nostre articolazioni. Mani sui fianchi, guarda a sinistra e guarda a destra. Sinistra,
destra, sinistra, destra, guarda in alto, guarda in basso, guarda in alto, in basso, in alto e giù. Mano destra, prendo l'orecchio sinistro, porto la testa destra. Cambio. Quindi, mano sinistra, prendo l'orecchio destro, porto giù. Vengo su, crocio le dita, dietro la nuca, chiudo i gomiti, guardo a terra. Ripeto, questi esercizi li possono fare anche gli adulti, soprattutto coloro che guardano troppo spesso il computer, che sono, lavorano a contatto con il computer, perché rilassano tutti i muscoli del collo. E vengo su. Bene. Mano sulla spalla. Rotazione in avanti. Facciamo andare bene il braccio dietro e poi lo porto avanti verticalmente. Lentamente. E al contrario. Passo avanti, va bene dietro. Cambio braccio, sempre da dietro in avanti. L'altra mano la uso per tenere ferma la spalla, eh? Indietro. Mobilitiamo la parte alta della schiena, palmi delle mani verso l'alto, slanci indietro delle braccia. Dobbiamo cercare di lavorare avvicinando le spalle, le scapole, ok? Dobbiamo cercare di avvicinarle il più possibile. Ok, sciogliamo un po' le spalle, sciogliamo anche il collo. Due allungamenti a sinistra, due allungamenti a destra. Bene, vogliamo bene la nostra schiena, allunghiamola. Ok, braccio robottino, due torsioni di qua, due torsioni di là. Che va avanti, lato, dietro, lato, avanti. Dobbiamo fare dei grandi cerchi con il nostro bacino. Possiamo
Possiamo piegare anche le gambe. E dall'altra parte. Avanti, lato, dietro, lato, avanti. Sempre faccio un passo e tiro sulla gamba e cerco di portare la mano opposta a toccare la punta del piede. Porto avanti il busto e la gamba sale, ma non è dritta, è piegata. Ok? Piegata. Piegata, come se volessimo portare al petto il ginocchio. E come vedete, i piedi salgono dritti davanti a noi, non si incrociano, sono solo le mani che incrociano. Ok, da qui mani sui fianchi, porto sul ginocchio, apro e chiudo. Sul ginocchio, apro e chiudo. 3, 4, 5, 6 e cambio gamba. Su, apro e scendo. Su, apro e scendo. 3, 4, 5 e 6. Benissimo, punta dei piedi a terra e faccio roteare la caviglia. Sarebbe le circonduzioni della caviglia, lato e cambio verso, all'altro lato. Cambio gamba, punta terra, ruoto. L'altro verso. Prendo la mia bella cordicella, se non ho la corda posso prendere benissimo una cintura. Andiamo a fare un po' di esercizi di mobilità. Quindi, porto avanti la corda, mani all'altezza delle spalle, lancio in alto e torno giù. 2, 3, 4. 5, 6, 7, 10, stessa cosa da davanti in basso, 1 e ritorno, 2, 3, 4, 5. 6, 7, 8, 9 e 10. Bene. Ora porto al petto, porto in alto, petto alto. 3, 4. 5, 6, 7, 8, 9, 10,
10. Ok, chiudiamo le spalle, facciamole girare bene, rilassiamole, scaldiamo, rilassiamo il collo. Benissimo. Ora prendiamo la nostra corda, allarghiamo un po' l'apertura delle mani, perché dobbiamo andare su e portare indietro le braccia, dietro alla schiena. Prendiamo e riportiamo avanti. Su, giù. Su. Giù. Dobbiamo lavorare bene con le spalle. Prendo e faccio lavorare bene le braccia da un lato e dall'altro. Dobbiamo lavorare bene per ampliare il movimento delle braccia. Apro e chiudo. Ok, sciogliamo di nuovo le spalle. Apriamo e chiudiamo le spalle. Ok, benissimo. Ora facciamo con la corda quello che facevamo con il bastone, le granvolte. Quindi da qui portiamo il bastone in verticale di lato, passiamo dietro la testa, allunghiamo dietro, solleviamo da un lato e la facciamo passare davanti. Di nuovo, sinistra sale, passa dietro la testa, scende giù. Sinistro sale dietro e parte di fianco. Su, dietro, prendo, parto davanti. Ultimo da questo lato, faccio passare ben dietro, dall'altro lato e cambio posizione, cambio lato, cambio verso. Quindi adesso il sinistro sale, va dietro la schiena, si alza il braccio destro e passa davanti la corda. Sinistro sale, va dietro, destro sale e la corda va avanti. Su, dietro, sale il destro e davanti. Sinistro sale, vado dietro. Destro in alto, vengo avanti. Siamo? Bene. Scendiamo le nostre spalle. Ok. Ora, come facevamo di solito, portiamo la corda dietro e slanciamo indietro. Due. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, su, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Scendiamo le spalle. Benissimo. Ora teniamo i piedi uniti. Facciamo passare la nostra corda, barra, la nostra
piedi e con le mani cerchiamo di aiutare il busto a scendere. L'obiettivo è andare a toccare le punte dei piedi, senza però sentire dolore dietro le ginocchia. Gambe tese e vado giù piano, 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 piano. Quando sento dolore mi fermo un pochino prima. Se sento tanto male vengo su un pochettino con la schiena, ok? Bene, porto un piede avanti, gamba tesa, l'altra la piego, tengo e ancoro la punta del piede con la corda, con la cintura, e tiro la corda e la punta del piede verso di me. E cambio, l'altro piede avanti teso, l'altra gamba piegata, ancoro il piede della gamba davanti tesa e porto la punta verso di me, aiutandomi con le braccia a portare la punta verso di me. Ok, bene. Ora prendo e piego bene la cintura, la corda, e facciamo quello che facciamo di solito senza corda. Rimango in equilibrio sul piede, ancora il ginocchio e porto il ginocchio verso il petto. Come vedete, il piede e a martello la punta verso l'alto, non è verso il basso, verso l'alto. Guardiamo il punto fisso. E cambio dall'altra parte. Ginocchio, porto su, con la corda ancora il ginocchio, cerco di portarlo verso il petto. Punta del piede verso l'alto. Cambio, ok, benissimo. Ora posiamo la corda e allunghiamo un po' i muscoli che prima abbiamo usato per le spalle. Quindi braccio teso avanti, mano opposta, prendo il gomito e porto il braccio a contatto con il mio petto. Devo sentire allungare tutta questa parte qua della spalla. Naturalmente non devo girare il corpo rimane dritto. Tengo un po'. E cambio lato, quindi in questo caso braccio sinistro avanti, mano destra prende il gomito e porto il braccio al petto. Il braccio, braccio destro va dietro alla testa, mano sinistra va a prendere il gomito del braccio destro e tiro. Dobbiamo sentire allungare questo muscoletto qua. Cambio,
cambio, braccio sinistro dietro, mano destra va a prendere il gomito e tiro. Giù. Ora, braccio destro va dietro la testa e il sinistro cerca di andare a prendere la mano destra passando da dietro, da sotto e tiro. Passo. E cambio, mano sinistra va dietro e il braccio destro cerca di andare a toccare la mano. Come vedete, un braccio fa più fatica rispetto all'altro. È tutto normale, perché abbiamo un braccio forte e un braccio debole. E quindi di conseguenza possiamo avere anche questa disparità nella flessibilità delle spalle. Ok, giù, prendo il mio tappetino, lo distendo come al solito, se no prendo il mio solito tappeto, un duro tappeto, mi tengo vicina alla corda o alla cintura. E poi mi vado a sedere sul tappetino. Come sempre mi inginocchio, mani a terra e scendo. Ci togliamo le scarpe, quindi le sleghiamo. Prima una e poi l'altra. Prendiamo le scarpe e ordinatamente le posiamo di lato. Avviciniamo i palmi dei piedi, le mani prendono le punte dei piedi e cominciamo a svolazzare come delle farfalle, con le ginocchia che vanno su e giù. E porto giù le ginocchia. Ok, da qui una gamba si tende avanti, l'altra poggiamo la pianta del piede sulla coscia, prendiamo la nostra bella corda, ancoriamo la punta del piede e tiriamo verso di noi il piede. Dobbiamo cercare di portare giù il busto verso il ginocchio. E cambiamo gamba, la parte, gamba tesa, ancoro e scendo giù. Avvicino tutti e due i piedi avanti, tese, le punte dei piedi tese verso l'alto,
ancoro con la corda e mi dà la corda una mano a scendere giù col busto. Ok, a questo punto lavoriamo sulla mobilità delle caviglie, quindi punta dei piedi verso di noi, punta dei piedi verso il basso, lontano da noi. Verso di noi le punte. Lontano da noi. Verso di noi. Lontano. Un piede verso di noi, l'altro giù. E cambiamo. Alterniamo. Come facevamo prima, ma stavolta alternando i piedi, una volta giù, su. Dobbiamo cercare di lavorare bene sulle caviglie, che sono importanti le caviglie per la corsa, per i salti, per i lanci, per tutto. Ok, rotazione verso fuori delle punte dei piedi. Quindi i talloni rimangono fermi, si muovono solo le punte dei piedi che vanno a disegnare dei cerchi in aria. Un verso e nell'altro verso. Va bene, ora punto la pianta del piede destro a terra, il sinistro va sopra il ginocchio destro e avvicino le spalle verso la gamba. Cambio, quindi pianta del piede sinistro a terra, destro sopra il ginocchio sinistro e rimango così, portando avanti le spalle. Cambio, mi metto in ginocchio, dorso del piede a terra, mi siedo sui talloni. Se sento dolore, mani sulle ginocchia, mi sollevo un po' con tutto il busto, con tutto il corpo. Sollevo, ancoro le punte dei piedi a terra e scendo. Sollevo, riporto il dorso del piede a terra. Siedo di nuovo.
Mi sollevo, punto e punto dei piedi a terra, mi risiedo. Ok, da qui sedere indietro, mi metto sul punto dei piedi. Mani sulle ginocchia, sguardo avanti e mi aiuto a sollevare con le gambe lentamente in modo che non mi giri la testa mentre salgo. Ok? Allora, bimbi e adulti, grazie mille per averci seguito. Questa, appunto, come vi dicevo all'inizio della lezione, è l'ultima lezione che facciamo insieme. Online. Speriamo di poter riprendere l'attività di atletica leggera a settembre con l'inizio della scuola e spero di vedervi presto, bimbi, perché quest'anno mi siete veramente tanto mancati. Non perdetevi i prossimi appuntamenti con We Like Volvera, We Like Volvera col mattino domani. Mi raccomando, non perdetevi i prossimi episodi. Rispettate le regole. Sempre e comunque, perché ci vogliamo bene e vogliamo bene quelli che ci stanno attorno. Vi bacio, vi abbraccio e speriamo, vi auguro una bella vacanza. Ciao a tutti!